Secondo lei il motivo principale di questa vittoria qual è? Beh, credo la giuria abbia riconosciuto la difficoltà del reinterpretare un disegno quando su un prodotto già esistente. A volte è più facile inventare qualcosa ex novo che rinfrescare, ringiovanire un progetto già vincente, soprattutto quando il pubblico l'ha già certificato come vincente. Cioè andare a avere il coraggio di modificare con pochi tratti in maniera innovativa una forma che le persone sono già abituate a vedere è rischioso, richiede tanto coraggio e richiede grandissime capacità, perché bisogna riuscire a rinfrescare, a rinnovare senza stravolgere, e quindi in questo Stefan Everin ha fatto un ottimo lavoro. Immagino sia una vittoria frutto anche di un lavoro di squadra, quindi a chi vuole far arrivare i ringraziamenti? Assolutamente, i ringraziamenti vanno prima di tutto agli autori di questo rinnovamento, che sono i nostri clienti, che ci fanno presenti le loro richieste, perché la bellezza del design è proprio la bellezza dedicata alla funzione, cioè deriva dalla funzione. Quando un cliente ci chiede una plancetta più grande, semplicemente non ci invita ad ingrandire la plancetta, ma a fare una plancetta bella che sia anche più comoda e più grande, e è questo quello che abbiamo fatto. Quindi ringrazio il pubblico che ci dà questi stimoli, ringrazio ovviamente il merito, non ringrazio, ma il merito va al cantiere che ha il coraggio di affrontare queste sfide, e come ho già detto anche sul palco, grazie a Stefan Everin che ha fatto un ottimo lavoro nel ritoccare con pochi decisi tratti di penna un disegno che era già di per sé perfetto.